un'importante riunione sulla sicurezza questa mattina all'aeroporto di Preturo. Vedete, c'è anche l'ENAC, la direzione aeroportuale di Ancona Pescara, quindi stanno vagliando non so cosa, peraltro c'è anche il questore, insomma ci sono personaggi importanti, chiaramente vietatissimo l'ingresso alle telecamere e come vedete insomma difficile entrare. Musarella, io lo conosco, è una persona disponibilissima. Oggi pomeriggio quello che... Però che riunione c'è? Il comitato di sicurezza? E perché non ci dite due cose? C'è l'ENAC, perché ho visto che c'è l'ENAC. Finisce la riunione ha detto che le dà... Sì, però un secondo che lui esce, io non posso aspettare che finisce la riunione, perché è una cosa... Secondo te, con una riunione del genere, lui si deve alzare dal tavolo di riunione per fare l'intervista. Però vedi, quando ci ha visto, perché si è alzato? Perché ha detto non la fare entrare, veniamo dopo. Non la fare entrare, perché state chiudendo, state controllando dai lati come se uno volesse entrare per fare chissà che cosa? Noi insomma vogliamo solo chiedere due cose. Lo stato delle cose, come stanno andando, perché abbiamo visto che i lavori vanno avanti anche bene. Vanno avanti, per fortuna vanno avanti benissimo, per cui avremo modo di comunicarlo anche dopo. Adesso c'è una riunione, ampia disponibilità. Quando finisce la riunione? Ma quando è iniziata la riunione? Adesso è mezzogiorno, quando è iniziata la riunione? Immagino già da qualche ora. Da un'oretta. Quindi noi ci dobbiamo mettere a aspettare fuori che esce qualcuno? Come vuole, se lo desidera può aspettare, se no torna pomeriggio. Ci prendiamo un caffè e le raccontiamo. Senti, a parte tutto questo, allora lo diamo per sicuro questo volo alla metà di agosto, così come è stato annunciato? Chi l'ha annunciato metà d'agosto? Ma io leggo tante cose sul giornale, leggo pure titoloni, si dimette il direttore dell'aeroporto. Il direttore dell'aeroporto non me ne frega niente. Non esiste. Guarda, per me ci può essere o non ci può essere, voglio sapere dei voli. Il direttore dell'aeroporto non esiste da regolamenti, il direttore è il direttore dell'ENAC, non c'è mai stato un direttore dell'aeroporto qui. Non sono venuta per Cesare Rossi, io volevo sapere per quanto riguarda i prossimi voli annunciati, i due voli quelli nazionali, no? Avete già individuato la compagnia aerea? Può darsi. Quindi ancora non sapete la compagnia aerea dei due voli? Può darsi, che vuol dire che non lo sappiamo? Perché non mi dice niente? Poi insomma noi non è che siamo i gufi, l'assessore fa i gufi, uno vuole capire. No, non è questione di gufi, ma mi pare che già è talmente evidente quello che stiamo facendo. Sì, però capire anche le piste, perché serve l'ENAC, no? Che vi dica qualcosa. Ma la pista è già stata fatta. C'è il nastro per i bagagli. C'è tutto. È prevista la dogana. C'è tutto. Il posto di polizia. C'è tutto, c'è anche la dogana, c'è la polizia, è una riunione con tutti. Buongiorno, come andata? Voi siete dell'ASL? No. Scusami. Perché non volete dire niente? Non so. Io sono venuto per altri motivi. Com'è andata? Molto bene. Cioè, che senso? Detto così? No, è andato bene. Questore. Chiedo anche a lei. Ma no, è andato bene. Com'è andata? Se non parla il questore, come faccio? Se non parla il questore, giustamente come parla lei? Però sembra che stiamo facendo una cosa segreta carbonara. Insomma, si parla anche dell'interesse pubblico. Ma voi rappresentate la sicurezza, l'ordine pubblico, per capire un pochettino, non parlare. Ah, ecco, ho capito. Dimmi con la telecamera. Beh, detto così è minaccioso. Come lo prenda come? Io le do le interviste, non le registri. Lì c'è la cosa, ci sono organi di polizia. Cioè, hai visto, minacciato. E non deve... minuti, è educazione. Certo, sto aspettando. Se si aspetta, no, gentilmente, è educazione. Ci mettiamo a Londra. Si mette lì a Londra, aspetta, io le do tutte le interviste che ha bisogno. Sia gentile, perché è una norma di buona educazione questa. Credo che sua madre gliela abbia insegnato. Sì, avete detto che aprite il 15, cioè il 15 sarà il primo volo. Quest'aria in questo momento è tranquilla. Lei è sempre stata una persona di squisita gentilezza, quindi non la riconosco in questo ruolo. Io non la riconosco in questo... Che non è che cambia nulla se lei fa passare avanti questa informazione. Le sto chiedendo, da persona educata, di aspettare. La cortesia e l'educazione, di aspettare 5 minuti che ho degli ospiti e poi le do... Io sto aspettando anche qualche ospite che esce per sentirlo. È una riunione riservata a te. Quindi io non posso fare domande a quelli che escono, assolutamente no. Quindi io non posso fare domande a quelli che escono. No, va bene, cioè io faccio il mio lavoro. Cioè, lei non mi può dire di non intervistare la gente che sta alla riunione. Sa perché glielo chiedo? Perché è un comitato di sicurezza aeroportuale. Queste sono notizie non riservate. Riservatissime. Riguardano la sicurezza di un aeroporto. Punto. E quindi non c'entra. Però voglio dire, questo è anche un aeroporto pubblico di fatto, non è solo privato. E quindi magari le persone vogliono sapere. Ma hanno un comitato di sicurezza aeroportuale, possono sapere quello che riguarda l'aeroporto, non la sicurezza dell'aeroporto. Perché sennò non è più sicurezza. Però la sicurezza interessa a tutti. Che fa? Lei ai ladri gli dice dove ha messo le telecamere del impianto di sicurezza a casa sua? No, ma al di là di questo... No, mi risponda. Io non sono venuta... faccio io l'intervista a lei adesso. Abbiamo fatto la nostra anticamera, ci siamo presi anche il cazziatone, vabbè, ma quello è organico. E una riunione tecnica, cosa si sta misurando questa mattina?
È un comitato di sicurezza aeroportuale che stabilisce le procedure di sicurezza dell'aeroporto. Che detto così potrebbe significare una 10-20.000 cose. No, vuole dire quello che ho detto in italiano, comitato di sicurezza aeroportuale. Abbiamo visto che c'è l'ENAC, quindi noi ribadiamo e le rispediamo la domanda, quindi alla fine le certificazioni stanno tutte a posto, cioè l'ENAC ha detto che si può volare da questo aeroporto entro la metà di agosto. C'è tutto un iter che noi stiamo proseguendo con tutte quelle che sono le procedure. Oggi è una riunione di sicurezza affinché i passeggeri possano stare nell'aeroporto in sicurezza e quindi ci sono tutto un iter certificativo che noi stiamo rispettando e stiamo portando avanti nei programmi. Quindi la questura ha previsto anche un posto di polizia? Perché ovviamente è obbligatorio, no? È un presidio. E la dogana ci sarà presente? Ovviamente, no? Ovviamente, e questo è il motivo per cui c'è questa riunione. Lei però, Busarella, mi ha parlato di iter, quindi significa ancora che questa certificazione di fatto... La certificazione dell'aeroporto è una cosa, le procedure di sicurezza è un'altra, è una fase successiva, quindi l'aeroporto ha già i requisiti per essere certificato e quindi ha finito l'istruttoria, così come dichiarato in conferenza stampa. Adesso stiamo procedendo con tutte le fasi operative del discorso. Come è andato questo incontro? Abbastanza bene, molto utile. A che? Per quanto riguarda il percorso della certificazione. Ma la certificazione è un percorso, quindi non esiste, quindi come si fa a volare alla metà di agosto, scusi, ingegnere? È pianificato nell'ambito del percorso della pianificazione. Ma lei sa anche quale compagnia aerea volerà da questo aeroporto? Di queste non... Su questo non posso chiaramente parlare. Interferire, no, nel senso che è compito del gestore. No, quello gestore chiaramente c'ha la gestione per 20 anni, fa quello che vuole, però ci sono anche i soldi del Comune dell'Aquila, 200.000 già sono arrivati, ci sono anche 600 in totale. Ci dice qualcosa? Che cosa devo dire? Voglio capito. Dire, la certificazione ci sarà, voleranno... Ci saranno voli alla metà di agosto, così come ha detto Musa? Guardi, le ripeto, è un percorso la certificazione, avrà riferito il gestore.